comunità del Palatino, dove era sorta la Roma di etnia latina, cioè di origine latina, accolse ben presto un notevole numero di stranieri ed entrò in conflitto con quella del Quirinale. Secondo la nota leggenda del ratto o rapimento delle Sabine, tra le due comunità scoppiò una guerra quando Romolo fece rapire le donne Sabine per rendere possibile la prosecuzione della stirpe e uno stabile popolamento della città. Il conflitto si risolse con un accordo di pace e un'alleanza simboleggiata nel mito dal matrimonio tra donne e uomini dei rispettivi popoli, i Latini di Romolo e i Sabini. L'accordo ebbe anche un risvolto politico istituzionale, perché i due capi o re, Romolo e Tito Tazio, arrivarono, sempre secondo la leggenda, a condividere il trono. Cosa c'è di storico dietro la leggenda del ratto delle Sabine? Secondo lo storico e archeologo Andrea Carandini, la leggenda delle Sabine riflette una fase della storia di Roma, che possiamo collocare grosso modo nell'VIII secolo a.C., caratterizzata da aspri conflitti. Conflitti che assumono due significati importanti dal punto di vista storico. Per quel che riguarda il primo, è evidente che Romolo, o chi per lui, dovette imporsi con la forza. Fondare una città è un atto traumatico e difficile perché comporta la conquista di un territorio e l'assoggettamento di chi prima occupava lo stesso spazio con autorità. Quanto al secondo significato, è chiaro che i popoli in contesa tra loro riuscirono a superare tali conflitti alleandosi con Roma. Nella leggenda, come si è detto, tale alleanza è rappresentata dal matrimonio e dalla condivisione del trono.